Ciao belli, bentornati ad un nuovo video gameplay di F1 22 modalità carriera. Oggi siamo al terzo round in Australia, circuito di Melbourne. Vai con continua carriera pilota. Dovremmo essere un po' più avvantaggiati rispetto all'ultimo round in Arabia Saudita, perché questa pista è una pista old school, quindi è da anni e anni nel calendario e anche nei vari giochi di Formula 1. Tecnicamente dovremmo stare leggermente meglio, però non si sa mai, anche perché, se non sbaglio, quest'anno hanno tolto una chicane, quindi probabilmente dovrò ricalcolare un attimo il punto di frenata della chicane successiva, che è molto veloce, quindi là prevedo disastri perché la macchina continua a non avere grip, anche se qui, se non sbaglio, avremo gli aggiornamenti che abbiamo, tra virgolette, ordinato nel passato round, appunto, in Arabia Saudita. Quindi andiamo avanti, facciamo avanzare il tempo. Vedo già cambio materiali migliorati, quindi per il cambio, che ricordiamo, eravamo agli ultimi posti insieme a Ferrari e Haas, quindi già questo dovrebbe essere un bel vantaggio. Poi vari flap modificato questa settimana, quindi tutto il pacchetto è andato perduto. Per far riprendere lo sviluppo, dovrai rinviare l'ordine tramite lo schermo RS. Ragazzi, ma sto gioco l'hanno creato per farmi bestemmiare. Ma che significa andato perduto? Io sono senza parole, guarda. Volevo spaccare la scrivania, ma è meglio di no, perché sennò cade pure il telefono. Quindi che significa? Che non avremo gli aggiornamenti? È finita anche la canzone nello stesso momento, proprio per aumentare il momento di pathos. Vabbè, che facciamo, ragazzi? Scegli velocità media con la Mercedes AMG, McLaren Drift. Oddio, l'altra volta abbiamo fatto velocità media, stavolta proviamo Drift. Tanto peggio di così non può andare, quindi sti cazzi, vai, scegli Drift. Comunque, ragazzi, cioè, ma sono complicazioni senza senso. Che significa andato perduto? Io penso che nella storia della Formula 1 non ho mai sentito di un carico perduto di aggiornamenti. Piove pure! Cioè, è una cosa voluta per driftare. No, penso che sia standard, nel senso che piove sempre, non è che siamo noi che siamo sfigati. Quindi, che dobbiamo fare? 8.000 punti. O 5.500 per l'argento, 2.500 per il bronzo. Spingi l'auto oltre il limite e lanciati in traversi estremi. E andiamo. Si accendono le luci rosse! Si spengono! Saponetta time! Come funziona qua? Oddio. Stavolta freno molto prima perché in velocità media l'altra volta ho fatto una figura barbina. Ragazzi, è durissima. Arrivare a 8.000 punti sarà impossibile. Cerchiamo di fare qualche punto anche nel rettilineo a questo punto. Ah, punto. Oh! Non perderla. Non è così facile come sembra. Bisogna dosare molto bene l'acceleratore. L'acceleratatore. Quanto dovevo fare? 8.000. Ah, ma ci sono i secondi, non è a giri. Ragazzi, per la prima volta non è malaccio. Ma perché parlo? Perché parlo? E mi immagino quelli sulle tribune che dicono: ma che cazzo sta facendo? Questa è la parte che è cambiata, perché prima c'era una chicane qui e adesso non vi è. Hanno rovinato pure questa pista, che era bellissima, vabbè. Secondo me se vai in testa coda o ti togli i punti, perché stranamente mi sto avvicinando al target. Oh, sono 7.000 punti, oh! Ma pure questa curva è cambiata tantissimo, è ad angolo retto praticamente. Ma io non sto al massimo dell'acceleratore, perché lì mi porta che sto a manetta? Non ho capito se
arrivando sul traguardo mi faccia finire oppure mi faccia continuare, perché c'ho ancora qualche secondo. Non so, vediamo un attimo. Si è anche bloccato per un nanosecondo il gioco proprio per aiutarmi. E ragazzi, 9.004, siamo andati bene, dai. Questa la faccio in piena, vai! Con cattiveria, con cazzimma! Frena però, eh. Madonna, madonna, c'è olio in pista! Oh, l'ho persa, questa è la prima volta che ho perso un punto. Sì, comunque era come presumevo. 10.000, ragazzi! Oh, non mi aspettavo di andare così bene. Oro, sì! Fanculo, per una volta abbiamo vinto, tecnicamente. Per una cazzo di volta. Bene, 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 punticini, che non so che servono. Fama 1000, quindi avrò tantissima fame. Comunque sto ancora rosicando per gli aggiornamenti, ragazzi. Cioè, volevo portarvi finalmente un podio, ma penso sarà impossibile a questo punto. Anche perché hanno tolto la chicane, in cui probabilmente potevamo recuperare parecchio. E ci hanno lasciato quella bastarda, che è la più tecnica, la più difficile, quindi sarà veramente un calvario e un casino. Però, oh, ci proviamo come sempre. Vai a weekend di gara, vai a assegnazione gomme. Assegnazione gomme che significa? Ma, lo vogliamo scoprire? No, no. Va benissimo anche così. Siamo pronti per andare? Forza ragazzi, mai arrendersi. Come abbiamo visto in Arabia Saudita, tutto può succedere. Speriamo non in negativo. Quinti. Dopo una curva. Ora sterzone in uscita. Oddio, la stavo perdendo anche qua. Larghissimo. Ho cercato di frenare poco e niente, davvero. Non so manco io come l'ho fatto. No, primo! Vabbè, il rettilineo ci mangeranno. Perdiamo un casino, ragazzi. Peccato, perché siamo lì. Gira. Accelera. Madonna quanto abbiamo perso l'ultimo tratto. È il più guidato, ovviamente. Settimo. Vabbè. Ragazzi, alla fine ci sono davanti probabilmente le due Red Bull, le due Ferrari e le due Mercedes. Quindi siamo i primi degli altri. Oh, però all'inizio ci siamo difesi bene, devo dire. Abbiamo dato 5 decimi a Bottas. Leclerc sesto. Oh, Perez sta andando, Ha vinto l'ultima gara, adesso è in pole. Bravo Sergio. Avanziamo velocemente perché non vedo l'ora di fare ammazzate a centrogruppo. Guarda Valtteri. Io non avevo mai notato che stava Valtteri dall'altra parte. Che cacchio fa? Guarda un po' il computer. Ah, un po' di torcicollo forse. Valtteri! No, oh, si è girato l'altro. Ragazzi, gara? Io non andrò a mentire, ragazzi, avrei voluto portarvi una prestazione migliore, però le dure, come dicono al nord. Obiettivo, dai, sesto posto, magari con il ritiro di qualcuno. Benvenuti al Gran Premio d'Australia, posizione nella patria di Daniel Ricciardo. C'è Sergio Perez in pole position oggi, accanto a Max posizione. Max sembra un cucciolino. Sainz pensieroso, anche Leclerc. Il Duca. Norris. Il Duca! Oh, è la prima volta che sento il mio nome. Ok, let's go. Terzo round, Albert Park, Melbourne. Spengono i semafori. Se Crash fa slittare quel tanto che basta per perdere delle posizioni. No. Stranamente no. Caro Hamilton, se acceleri mi fai un piacere. Dai Luigi! Prova Mr. Crash e ci riesce, guadagna un'altra posizione ragazzi. Macchina alle gomme fredde, ma noi ce ne sbattiamo la ciolla. Sainz è già lontanissimo. Ma come fanno? Cioè sta già un secondo.
Non ho idea di come fare. Larghissimi. Avanti, Sainz e Russell se le stanno dando. Questa cosa forse ci può aiutare. Speriamo. La sterzone. Si sono toccate, ho sentito. Sfruttiamo tutta la pista, anche un pezzettino di muro. Avanti ancora Russell e Sainz. Russell che mantiene la terza posizione, non vuole lasciare il podio. Vi si ancora come un politico. C'è Leclerc che attacca Mr. Crash all'esterno. Ma sto cazzo che ti faccio passare. Devi passare sul mio cadavere, freddo, da giorni in decomposizione. Noi ci dobbiamo allargare tantissimo, loro invece la fanno in pina, tranquilli. Carlos, dammi almeno un po' di scia, sennò qua è finita. Ma Leclerc comunque ci recupera tantissimo. Oddio, Leclerc è di nuovo sotto. Ragazzi, la via è stare attaccati a questi. Perché se ci stacchiamo abbiamo finito di giocare. Sta curva ci mette in crisi in una maniera assurda. Se loro danno gas così io non posso. Ricorda però che è consentito solo nelle zone di RS e quando sei a meno di un secondo dall'auto davanti a te. Ma va, non l'avevamo ancora capito. Ragazzi, siamo a 9 decimi. Se perdo il DRS per qualche decimo, guarda, è davvero... Un secondo, non ci credo! Ragazzi, non mi aspettavo una passeggiata, ma sta gara mi deve inventare qualcosa perché sto perdendo tantissimo. Sto sfruttando ogni millimetro. Mi è difficile anche parlare perché giuro che sono concentratissimo, ma è inutile. Davanti volano. Ahimè, senza aggiornamenti, più di tanto non ci possiamo difendere. Con la 6 secondi. Oh, ma per quanto non abbiamo preso track limits là, È impressionante quanto ci abbiano staccato in un giro. Se la pista fosse rimasta come era negli anni 90, avevamo molte più possibilità di difenderci, ma così no. Sono attaccati. Rinizia il calvario per Mr. Crash. Charles, non ti posso dare l'interno, mi dispiace. Non lo posso proprio fare. Ora sterzo a più di 250 km/h. Stiamo bloccando tutti dietro. Fai attenzione, crediamo che tra pochissimo perderai aderenza. Minchia, tu porti male. Che succede? Che succede, bello? Ma i miracoli esistono? Io penso avremo forse DRS, forse. 8 decimi. Siamo troppo lontani. Non ci facciamo nulla con sto DRS. Hamilton ha passato Leclerc. Per pochissimo non abbiamo DRS. Si salva sempre a culo. Mi sono visto tutta la vita davanti. Ragazzi, stavamo a 9 decimi il giro scorso, siamo a 2 secondi e 4 da Sainz. Ma quanto sono uscito lento da quella curva. Pur di non prendere track limits. Perché che dobbiamo andare in box adesso? Dai. Vediamo quante posizioni perdiamo stavolta. Dai, forza. Siamo pronti a tutto. Oddio, ma che schifo di entrata è stata. Sì, ma prendetevela comoda, ragazzi. Assolutamente, non vorrei mai. Ci hanno passato Hamilton, Leclerc, bravissimi. La strategia di gara è completa. Vattene a fanculo. Vattene a fanculo. Facciamo sempre le stesse stronzate. Cioè, è successa la stessa identica cosa dell'Arabia Saudita. La stessa. Abbiamo perso quasi le stesse posizioni.
ormai è scritto che se entri davanti a questi ci esci dietro, fine. Io sono sempre più convinto che le strategie e i pit stop le stiamo copiando dalla Ferrari, perché non c'è altra spiegazione. Pier Gasly, ciao. Mr. Crash su Fernando Alonso. Fernandello, vieni qua! Fatti sifonare! Guardate quanta gente c'è passata davanti! Bottas, ovviamente, come tutte le cazzo di gare. Hanno tutti DRS, vai, bellissimo! Ocon! Ma da dove è uscita sta gente? Leclerc lo abbiamo perso, comunque. Che ha già passato la McLaren, che penso sia Norris, ovviamente, come sempre. Dai, Esteban! Non c'è storia. Attenzione, attenzione! Che cosa ho fatto lì? Ma che cosa ho fatto? Bandiera gialla. Che è successo là? Qualcuno è andato lungo? DRS che si è aperto nel momento peggiore, ovvero quando stavo perdendo la macchina. Mi ha tolto ancora più deportanza al posteriore. Abbiamo DRS con Hamilton per pochissimo. Peccato che riusciamo a prendere giusto un pelino di scia, ma giusto un non nulla. Vedete, restiamo comunque a 6 decimi, non recuperiamo e non perdiamo. Abbiamo DRS per il secondo giro di fila, vediamo di concretizzare qualcosa. Questo tratto ci ammazza. Guardate quanto perdiamo, è assurdo. Sarà 5 decimi, sta a 7 decimi. No, ma non possiamo farci battere da Norris, ragazzi. Devono essere 5 giri proprio a rotta di collo, de fuego. Hamilton lo può pure passare, comunque Hamilton ha una Mercedes, è normale che stia avanti. Ma Norris. Oddio, siamo usciti forti nonostante la toccata nell'erba. Ma è tutto inutile, cioè. Mi sto negli scarichi, ma non recupero nulla. Oddio! Oddio! Stringiamo le chiappe! Ci prova! Comunque il resto del gruppo l'abbiamo staccato. Manca Norris, poi davanti sarà impossibile, a meno che di ritiri o altro. C'è Leclerc davanti, quindi chissà. Dammi questa posizione che non ti appartiene per niente, non hai fatto un cazzo tutta la gara. Ti ritrovi davanti. Sarà difficile sorpassarlo qui, nel rettilineo, perché solo con la scia ho visto che la macchina non ce la fa. Anche se io faccio delle traiettorie stranissime pur di far qualcosa di diverso da chi ho davanti, ma... Siamo a 2 decimi. 2 decimi, 1,9, 1,8, 1... è troppo tardi. Un po' più stretta, qui la faccio un po' più larga. DRS. Oh, non dà all'interno il coglione. Vabbè, qualche volta dobbiamo passare anche dall'esterno. Faccio sembrare facile. Adesso Norris ed Hamilton avranno il DRS. Sto cazzo che ti do all'interno stavolta. Volta ti stai dietro. Sfruttiamo anche il manto erboso sintetico. Da poco mi appoggiavo alle tribune. Guarda Hamilton invece quanto si rifà sotto. Comunque sarà un'impressione, ma con le gialle ne andiamo meno in crisi di loro. Questa è una cosa stranissima, perché in realtà dovrebbe essere il contrario. A parte l'ultimo settore in cui facciamo schifo, ma lì è proprio la macchina che non c'è, cioè più di questo. Mancano 3 giri, ragazzi, ce la possiamo fare. Non dobbiamo perdere la concentrazione. È una gara di mantenimento adesso, cioè non penso a fare sorpassi. Alla fine è andata più o meno come in Arabia Saudita.
abbiamo perso la stessa posizione ai box, siamo davanti ad Hamilton e Norris. Ragazzi, prepariamo a difendere il culo da Hamilton. Non posso nemmeno fare traiettorie diverse, andrei a perdere ancora di più. Larghissimi. Ragazzi, ma vi devo allargare per forza nell'erba, perché sennò questo ci ha preso prima di finire il rettilineo. Ha sbagliato Hamilton. Madonna, l'ha quasi persa lì, eh. L'ha quasi persa. 3,5 secondi. Farò di tutto per questa sesta posizione, di tutto. E in rettilineo ci recuperano tantissimo lo stesso, non c'è nulla da fare. Cioè, tu puoi solo essere uno spettatore di tutto ciò. Di sta cazzo di curva, dai. Stavolta Hamilton non sbaglia. Inizia l'ultimo giro. Hamilton ha il DRS. Molto lento in entrata, per poi cercare di uscire forte. Sì, bravo. Grazie che mi incoraggi. Quest'ultimo giro sarà con il fiato sospeso. Eccolo che arriva. Anzi, ne arrivano due. Io ragazzi resto qui, cioè che devo fare? Passami. Il distacco dalla vettura che ti precede è 4,9 secondi. Con la settima per non avere pattinamenti, sperando che possa bastare. E vince chi? Perez? Perez anche il giro veloce alla fine. Se crash, vediamo se riesce a mantenere questa sesta posizione sudata. E Hamilton in volata cerca di prenderlo, ma invece se lo prende in quel posto per l'ennesima volta. Ragazzi, sesto posto. C'è stato un momento in cui ho detto non rientriamo nei primi 10, sono sicuro. E invece, pilota del giorno Charles Leclerc. Per aver fatto cosa, mi domando? Oh, ma esce sempre questa con sta parrucca. Quindi Perez, Verstappen, Leclerc? No, Sainz. Sainz terzo. Ragazzi, era partita male, stava finendo peggio, però siamo felici, sesto posto. Bottas nono, quindi rientra nei punti per la prima volta. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Capito? Ragazzi, che dire? È stato un Gran Premio sofferto. Ho veramente sofferto tantissimo, il più sofferto dei primi tre. Pensavo che peggio dell'Arabia Saudita non ci potesse essere, invece ci hanno fatto ricredere. Purtroppo la mancanza degli aggiornamenti ha fatto davvero tanto, perché con gli aggiornamenti gli avremmo dato molto filo da torcere. Senza aggiornamenti, ragazzi, sono veramente senza armi per combattere. Quindi per la terza gara di fila abbiamo recuperato qualcosa, almeno una posizione, meglio che un calcio nelle palle. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sperando che questi dannati aggiornamenti arrivino finalmente. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati sulle prossime puntate di F1 22 e attivate anche la campanella in modo che vi arrivino le notifiche. Io vi saluto e ricordatevi sempre, la cosa più importante è... Ciao!